Previously on Satanism for Dummies. Signora, avete detto 100 grammi, ho fatto un quarto. Va bene lo stesso. Cerberus Rock. Datemi una diretta. Pronto? Chi sei? Ma non c'è John? No, c'è Elvis. E John dov'è? Joe è finito, ora c'è Elvis. Gesù, e noi diavoline non sapevamo niente. Il tempo delle diavoline è finito. Adesso è il tempo delle Las Diablas. Viva Las Diablas. Come ti chiami? Sono Giussi. I vergini? Quando hanno mai significato i vergini? Vergogna! Ma tu sei il pezzotto di giù! È vero, regala mamma! Mamma, rincella stu batti l'occhio! Noi volimmo giù! Giù! Mi dispiace, siete cadute. E spero che avessete pure stupiate. Fatto fuori da Elvis! No! Ma che ci fai qui? Roberta, mi sento morire senza te. Beh, di solito ti piaceva sentirti morire. Sì, ma con te. Mi piaceva quando mi infilavi il sacchetto in testa o... Luigi, ne abbiamo già parlato. È finita. Roberta, io sono qui per dirti che, se vuoi, io posso cambiare. Ah sì? E dimostra. Eccomi qua. Come sono contenta di trovarvi insieme. Lo sapete che Gaetano ha trovato un vecchio libro del nonno in cui ha scoperto che gettando nel lago d'Averno i resti della madre, che nel frattempo Gennaro ha ucciso, riuscirà ad invocare Satana e vuole che vi riunate tutti. A proposito di riunione, lo sapete che ieri sono stata ad una di quelle riunioni di classe che si fanno dopo anni e non mi hanno fatto entrare. Dicevano che non avevo il taglio di abito adatto. Ho provato persino a parlare con un mio ex compagno di classe, il quale ultimamente finisce spesso sulle riviste di gossip, di cui per ovvie ragioni non vi posso svelare il nome. Ma che diavolo di voi mi posso fidare? Meno male, non ne potevo più con questa vita normale. Guarda che ho trovato, Jenny. Questo è il film che mi ha fatto scoprire il primo culo. I Phoebe Cates. Ero a casa. Con mio padre. La sera prima che se ne andasse. Non sapevo che tuo padre fosse morto, leader. Ma chi, mio padre? Mica è morto, se n'è andato. Che ne so, ti ho visto piangere, perciò. Piangevo per il culo. Jenny, non ne ho più visti di... Ah! Che? Ah! È la mangia, leader. Ma la vedi come gonfia? Mi fa proprio male. E poi è come se si muovesse qualcosa all'interno. O Visitor, Gennaro. È che ieri sera hai bevuto troppe bibite gassate. Ma era per digerire i peperoni. E il capretto. Intero. Cosa?
il capretto, Jenna. Ieri ti sei mangiato un capretto intero. E meno male che non lo utilizziamo per i sacrifici. Ma leader, tu non lo volevi. Io l'avevo cucinato. Che dovevo fare? Lo devo buttare? A proposito di buttarlo! A proposito di buttarlo, Gennaro, devo recuperare i resti di mia madre. Che se n'è andata? Sì, no. Cioè sì, se n'è andata, ma non come mio padre, è morta. E sei stato tu ad ucciderla. Quello che è fatto. Ora, devo ritrovare i suoi pezzi. Così potrò invocare Satana. E potrò finalmente conquistare il cuore di... No! È già passata un'ora. Vabbè, ci vediamo lunedì con Viva Las Diablas. Ringrazio lo sponsor e a presto. Viva Las Diablas! Piace la televisione? Mi piacerebbe pure, ma chiedono sempre di giù. Queste diavoline sono toste, mica se lo scordano. Lo dimenticheranno. E poi l'importante è che non sia presente al Lago d'Averno quando gli altri invocheranno Satana. Sì, vabbè, comunque, io quello che dovevo fare l'ho fatto. Appena entro nel cuore delle diavoline me ne torno a casa. E mi lasci sola? Dai, mi fai quella cosa che hai fatto quando sei arrivato, che a me piace tanto. Ho ricevuto il tuo messaggio, Concetta. Eccomi. Vi posso aiutare? Volete un passaggio? Io ve lo do il passaggio, però ve lo dico, io sto andando a Napoli dal mio barbiere di fiducia, da Gigi Apposillipo, mi lascio la pelle mobida. Poi dopo mi allungo pure a Mondragone, perché senza offesa, ma solo là la compa la mozzarella, perché voi a Torino non sapete neanche che cos'è. Io odio la commedia all'italiana.